Allora, eccoci, siamo in Piazza Leopardi, siamo sulla discesa che porta a Villa Serena, è un appartamento di ampia metratura, sono circa 170-180 metri calpestabili e fanno parte della proprietà un grande box e una comoda cantina. Alle mie spalle c'è la porta d'ingresso e cominciamo la visita dell'appartamento. Quindi siamo nella zona d'ingresso. Alla sinistra abbiamo la prima delle 4/5 camere da letto, la quinta è adiacente alla sala, quindi potrebbe essere una grande sala da pranzo. Proseguendo, abbiamo tre camere da letto, questa è la prima. Questa è la seconda con esposizione sud-est-sud-est. L'appartamento è molto luminoso, immerso nel verde, come vediamo, nel silenzio perché non ci sono strade. E alla sinistra abbiamo la terza camera da letto. Alle mie spalle il primo dei due bagni. Come vedete, l'appartamento ovviamente è completamente da ristrutturare. E qui abbiamo il primo dei due balconi. Mezzo ai pini lì abbiamo anche uno scorciomare. Davanti a me abbiamo il secondo bagno. E ci riportiamo verso la zona d'ingresso, qui c'è una comoda dispensa e ci riportiamo verso l'ingresso. Girando verso destra andiamo nella zona giorno, dove abbiamo una grande camera che potrebbe essere la sala da pranzo o la quarta camera da letto, una grande cucina abitabile, questo è il secondo spazio esterno. E questo ampissimo salone sono più di 40 metri quadri, molto luminoso, molto ben esposto. Ora poi andiamo a vedere anche l'esposizione. Quindi circa 40 metri quadri. E esposto verso est e sud. Quindi ripercorrendo un attimo il giro dell'appartamento, quindi grande salone doppio, cucina abitabile, sala da pranzo, ingresso e tre camere da letto. La prima. La seconda, la terza camera, una bella camera grande matrimoniale. E poi in questa zona abbiamo i due bagni grandi, come avevamo visto, la dispensa. Quindi, come dicevamo prima, completano la proposta, un grande box, una cantina e alcuni posti auto condominiali non assegnati, quindi nell'eventualità sicuramente chiusi da sbarra, quindi sicuramente possibilità di parcheggiare la seconda, la terza macchina
eventualmente moto e scooter. Ecco, portandoci verso l'ingresso, terminiamo il nostro giro.